Basta con le promesse, chiediamo certezze, ci sentiamo abbandonati, vogliamo essere ascoltati. E la voce disperata dei residenti di Vico Pizza a Torre del Greco dopo il crollo della palazzina lo scorso 16 luglio. Ad oggi abbiamo solo ed esclusivamente avuto promesse dal primo cittadino di Torre del Greco. Ci ha solo mantenuti calmi, ci ha detto delle cose che oggi non sono ancora attive e per giunta stamattina ci aveva promesso i lavori per la messa in sicurezza e farci entrare in Vico Pizza. Non è solo un problema per quanto riguarda Vico Pizza. A quanto pare Corso Umberto già era in uno stato di degrado, oggi ancora peggio. Ci ha chiusi completamente. Ci sono commercianti che oggi hanno il problema di mantenere ancora aperti i loro negozi. Non hanno la possibilità di andare avanti e questa situazione non è di quelle sostenibili. Quindi oggi noi chiediamo al sindaco, uno, di darci delle certezze, due, di essere presenti. Questa mattina la protesta in attesa dell'avvio dei lavori per la messa in sicurezza per consentire alle famiglie di rientrare nelle loro abitazioni, interventi previsti dall'amministrazione comunale a partire da oggi, lunedì 4 settembre. Valigie ogni 15 giorni, con 3 bambini, comunque spostarci una continuazione da un alloggio a un altro senza mai sicurezza che domani abbiamo un tetto, sempre fino a giorno tot e poi dopo non si sa. Questa è la nostra vita, il 12 inizieranno le scuole, i nostri figli, comunque noi non stiamo neanche a Torre del Greco, noi stiamo fuori comune. Quindi i bambini della palazzina crollata non potranno neanche riprendere attività scolastiche perché noi non stiamo a Torre del Greco, ci hanno mandato fuori torre, non abbiamo possibilità di venire 50 volte al giorno a Torre del Greco, quindi i bambini della palazzina crollata, anche la scuola gli è stata tolta, anche la scuola, perché non potranno rientrare. Chiediamo in primis, almeno noi della palazzina crollata, di rientrare a Torre del Greco e poi ovviamente una stabilità. Una stabilità, non possiamo andare con 10 bambini ogni 15 giorni con le valigie e spostarci, non è possibile, siamo stanchi, siamo distrutti, non sappiamo più come andare avanti. Insieme ai residenti, anche i commercianti, che lamentano la crisi subita dopo il crollo. Dobbiamo chiudere, è finito. Siamo arrivati alla canna del gas, oramai siamo esausti, non ce la facciamo più. Noi dobbiamo dare solo le dimissioni, dobbiamo votare le licenze alla Camera di Commercio. Stiamo pieni di topi, le persone non possono passeggiare, non possono camminare, hanno paura di venire in quei pochi negozi che stanno aperti. Bisognerebbe risolvere per favore questa situazione, o se no purtroppo dobbiamo consegnare tutte le licenze e ce ne dobbiamo andare. Cosa facciamo? Non lo so.